Lo leggiamo sul giornale di Vicenza, tre aggressioni in un mese e per sette agenti necessarie le cure ospedaliere nella città di Vicenza. Ultimo episodio in ordine di tempo accaduto sabato scorso, 31 agosto, quando una pattuglia è stata inviata nei pressi del centro in quanto un cittadino stava lavando sulla pubblica via la propria vettura. Sembrava un intervento semplice a protezione del decoro urbano, ma in breve si è trasformato in un'aggressione. Uno degli agenti non è neppure riuscito a scendere dalla macchina e a chiedere spiegazioni, che è stato insultato, preso a calci e a pugni da un uomo. Altre pattuglie sono giunte a rinforzo, impedendo peggiori conseguenze. L'aggressore è risultato essere un pregiudicato ed è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Una settimana la prognosi dell'agente aggredito. Il sindacato SULPL ha lamentato l'indifferenza del sindaco di Vicenza Possamai, sottolineando l'insicurezza del territorio per gli agenti di polizia locale, non solo all'esterno del comando, ma anche al suo interno, dice il giornale di Vicenza, riportando una nota. Necessaria una presa di posizione da parte dell'amministrazione e la necessità di nuove dotazioni, quali il taser. Il compito delle istituzioni, si legge, è proteggere i propri cittadini, ma il personale di sicurezza deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare. Vicenza è ora una città allo sbando e non può garantire questo servizio. Gli agenti sono vittime di aggressioni mentre l'amministrazione resta silente, interviene la consigliera regionale Maino della Lega, che sostiene le nuove dotazioni per la polizia locale che l'amministrazione di centro-sinistra non vuole adottare. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.